Eccolo! Benvenuti! Eccolo! Io sono barbuto, E fa cazzo ma non ho la barba. caldo! Abbiamo quest'ospite, questo qua è l'ospite. Ah, grazie! Guarda qua quanta roba che esce da questa scatola. Lascia perdere che sta uscendo i residui del 2001. Ah, ragazzi, oggi siamo con un coglione. Grazie. Allora, siamo qui per fare. Sei anche simpatico. Eccolo. Ah, simpatia l'ho preso. Allora, oggi io e Matteo, il coglione. Era un coglione, ma sono Matteo. Faremo un video proprio, ve lo dico subito così, così non ci perdiamo tanto in chiacchiere. Faccio qualcosa in bocca. Che schifo, però. No, zio, porca troia, no. Allora, oggi risponderemo a delle domande che ci avete fatto su Instagram. Quando abbiamo fatto per la prima volta la determinata cosa che ci avete chiesto. Se siete nuovi, ovviamente, commentate con hashtag nuovo iscritto, perché cercherò di darvi il benvenuto a tutti. E rispetto all'ultimo video, non so se notate qualcosa, ma oggi mi è andata via la tinta e sono un peperone in faccia. Guardate le braccia, sono abbronzate, braccia. Sono abbronzate. Fai, vedete le braccia, fai così. Guardate la differenza. È bello. Oh, oh, sì. Oh, oh. Oh, oh, ok. Mi devo rifare la tinta di nuovo. Ancora? Se vuoi te la faccio ho io. Ho detto che ho perso la tinta. Ho detto se vuoi te la faccio io. Mi sto proponendo parrucchiere. Ok. Ancora? Bro. Ma basta. La cosa grave è che non sta scherzando. Cioè, lui sta colando davvero. Siamo qua fermi e lui sta colando davvero. Se tu metti una bottiglia, a fine video la riempiamo. Facciamo una prova. No. Allora, questa è la bottiglia. A fine video vedremo se si è riempita. La mettiamo proprio qua sotto. Allora, ok. A che età hai dato il tuo primo bacio? Quando è stato... Cioè, quando hai dato il tuo primo bacio? La prima volta che hai dato il primo bacio? Vabbè, la prima volta... Solitamente funziona così. La prima volta che hai dato il primo bacio, il primo è la prima volta. Vabbè. Un applauso alla regia per questo effetto. Grande Marco, siamo a 3 minuti di registrazione ancora mi hanno detto un cazzo. Io il mio primo bacio. Vai, puoi rispondere. Allora, se mi, sì, lasci il tempo, se mi lasci il tempo di parlare, di interloquire, il mio primo bacio è stato a... Rispondi però. Lo vuoi dire prima tu? Visto che mi stai rubando la parola, dillo prima tu. Allora, io il mio primo bacio l'ho dato alle elementari. Aspetta, ma qua, cioè, valgono anche quelli allora? Vabbè, primo bacio serio, quinta elementare con una ragazza. Cosa vuol dire? Cioè, tu serio, quinta elementare? Sì, la ragazza era delle medie, seconda media. Barbuto è sempre piaciuto. Primo bacio invece all'elementare io avevo questo trabocchino che era, avevo inventato questo gioco che si chiamava chi viene preso viene baciato. Quindi giocavamo a prendere, io le prendevo tutte e le baciavo tutte. Un marpione. E quando toccava loro mi facevo prendere apposta. Ah, era furbo ragazzo, si vede che ha studiato a Oxford. Ad Harvard. Allora, il tuo primo bacio? Ok. Tu hai detto grazie a tutti, ci vediamo quando la bottiglietta è piena. Tra poco quindi. Sì. Allora, grazie. Dobbiamo arrivare al punto della situazione perché stiamo perdendo tempo. Il mio primo bacio, serio? Tu eri il marpione, io te l'ho detto perché io il mio ma era... Ma marpione? Sì, perché vero. Tu eri furbo, ok. Il primo bacio, serio, avevo 15 anni. Ieri. Ieri. 15 anni. 15 anni, sì. Quando è stata la prima volta che hai avuto l'idea di un canale YouTube? Nella mia vita mai. Quando mi sono registrato a Google che c'era scritto. 2000, tra il 2013 e il 2014. Perché nel 2013 ho creato il mio canale. Non avevi proprio niente da fare. Durante il giorno eri lì proprio a trovare delle idee. E senti, che cazzo vuoi? A che età hai smesso di scrivermi e poi non rispondi? Non ho capito il gioco. Quando è stata la prima volta che sei diventato pazzo? Non a che età. La prima volta che sei diventato pazzo? Sì. Quando sono nato. Anch'io. Io non quando sono nato. Anzi, no, aspetta, io da piccolo mi ricordo questo aneddoto. Anch'io, questa ho battuto la testa. Bravo, anch'io. Ma io sono caduto a letto. Grande bro. Il mio problema è che io avevo il letto con la sbarra. Sai, le sbarre ti aiutano a non cadere. Io sotto ci sono passato. No, io ho fatto un incidente. È la macchina che ha preso te. Non guidavo io, però sì, ho fatto un incidente quando ero piccolo. Ha fatto bene. E mia mamma ha detto che ho sbattuto la testa. La prima volta che ti sei ubriacato a merda senza ricordarti nulla. Tu adesso dici 11 anni. Sicuro? Io ero un bambino precoce. Ci scommetto quello che vuoi. 11 anni. Ancora, tu sei tutto rosso perché hai preso il sole. Io lo diventerò stasera. Allora, prima volta che mi sono ubriacato, ma non ero ubriaco a merda senza ricordarmi nulla. Rispettiamo la scaletta. La scaletta dice quella volta in cui non ti ricordavi niente. Non è che adesso inventi perché ti piace. Cambiare il format. È questo, oh, fai questo. Ma che l'è qua? Il canale è mio, eh.
Sento anche tu, sono i ladri. Comunque, vabbè, faccia solo pure quello che vuoi. Noi stiamo registrando. Quando si lavora, si lavora. Fate pure. Allora, la prima volta che mi sono ubriacato, ma mi ricordavo cosa avevo fatto, sì. Era a 14 anni avevo quando 14 mi sono ubriacato anni. La prima volta. Sì, alla prima festa era uno schiuma party. Ho avuto tutta la schiuma. Te lo stavo per dire, mi sa che con la schiuma lì tu. No, te scherzo, allora mi sono ubriacato quella sera . E poi tiravano la schiuma un botto. Era la mia prima festa ed è stato uno schiuma party. Se tu per sbaglio ti entra la schiuma. Bro, ho iniziato a tossire, sembra che stai per morire, bro. Ma cosa c'entra con essere ubriachi? Non lo so. E invece la prima volta mi sono ubriacato proprio senza ricordarmi nulla. Era? Che è successo di tutto di più. Avevo 16 anni. Te invece? Io 17. Quello 17. Da non ricordarmi. Non ricordarmi 17, sì. Quando hai fatto la tua prima tinta? La mia prima tinta ieri. No, un anno fa. Quando è? L'anno scorso? D'estate mi sono fatto biondo. Io la prima volta che mi sono fatto una tinta era a 14 anni. Ho fatto tutto a 14 anni. 14 anni, ragazzi. Se la trovo vi metto una foto qua. Ero come tutto castano con un ciuffo biondo in mezzo. Cazzo, è l'antenna. Prendeva tutte le radio. Bro, ero bruttissimo. Ero bruttissimo. Io non so come facevano le ragazze. Ma per un playboy. Avevo quello sciam. Cioè comunque mi ha avuto sempre piaciuto. L'ho avuto sempre piaciuta. Anche a quell'età. La prima volta che ti sei fidanzata con me. Guarda, non ti conosco. Guarda. Anche te la prima fidanzata. Io la prima ragazza seria a 13 anni. Quando ero in quinta elementare. Seria? Era, cioè, siamo stati 3 mesi insieme. Per me è record. Allora, 3 mesi è seria. Comunque il primo limone, come i paguri, cioè, capito? Come? Cioè, noi facevamo, cioè, ci vedevamo, non parlavamo. Stavamo tutto il tempo a limonare come due paguri. Ah, ciao, ci vediamo domani. Era un appuntamento a buio. Io ricordo, sta ragazza era bionda, un occhio verde e un occhio azzurro. Quando la gente lo dico, la gente dice, ah, smetti di prendere. Oh, esistono le ragazze così. La prima volta che ti sei fatti i buchi alle orecchie, 14 anni. Quell'anno è stato incredibile. Sì, perché è stato l'anno che ho finito le medie. Comunque le medie, cioè diciamo che le medie era un periodo di merda, no? E a 14 anni sono uscito dal mio guscio. Cioè sono proprio cambiato. Cioè taglio di capelli nuovi, occhiali via. Pensa all'asilo con un tappo all'occhio. Sembravo Jack Sparrow. No, Jack Sparrow non ce l'ha. Capitano Uncino. Vabbè, comunque non dilunghiamoci ogni domanda qua, vai. Assolutamente. Qual era la domanda? Hai il buchi all'orecchio. Ah, tu non ce l'hai. Io ho solo quello per ascoltare. Tra l'altro me li sono fatti da solo. Perché il primo è stato il piercing qua sopra. Allora, dato che mi aveva dato 2 piercing, perché voleva farmelo anche qua, io ho detto no, va bene, no. Uno. L'altro me l'ha lasciato lì ed era un ago con il brillantino. Ho messo una mela dietro, pum, bucato, pum, bucato, perfetto. Ora qua che ho orecchini. Ma anche se li avessi fatti storti, barbuto sempre piaciuto. A che età hai scoperto il barbuto sempre piaciuto? Puoi rispondere anche tu, perché quando l'hai scoperto? Io l'ho scoperto durante la quarantena, il lockdown. Sì. Perché stavo facendo un episodio dei cereali e ho detto barbuto sempre. Cioè, per una roba semplicissima, però mi è uscito durante l'episodio dei cereali. Quindi poco. Spontaneo, è creativo questo barbuto. È barbuto, è sempre creativo. È un campione. Quindi tu l'hai scoperto pure lì. E io ho scoperto con te. La prima volta che hai nascosto i voti ai tuoi. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella perché io non mi ricordo. Allora, 14 anni. Nel dubbio, 14 allora, anni. Io ho due aneddoti. No, il però primo... seriamente 14 anni. Per me andavo bene. No, prego, vai. Aggiungi le cose? 14 anni, ma anche lì li nascondevo, li camuffavo, questo. Da 3 facevo diventare 8. Io invece, tu devi sapere che ero già, su questo ero già stronzo. Ah. Già dalle elementari, perché le maestre... Ma dove ci credi? No, è vero, questa cosa è vera. Insomma, mamma, diglielo. Mamma, stai guardando, diglielo. Io da piccolo praticamente mettevano le mie maestre, tipo le faccine, che tipo picchiamo. La faccina sorridente quando... Don Gino. Mettevano ste cazzo di faccine quando prendevi i voti, una sorridente se la cosa era andata bene e una qualcosa che triste. Cazzo di scuola andavi, scusa tanto, ma era elementari, però. Scusami un attimo Sì bro, era la scuola per i disagiati, cioè guarda non ti do il numero perché non lo sai leggere, ti do le faccine. Cioè se prendi un veto mediocre cosa fa, la faccina normale? Sì, allora c'era la faccina, vabbè in ogni caso io avevo fatto diventare una faccina che era triste. Ragazzi, finisce qua il video, è stato bello. Anche perché si suda. Facciamo una colletta per comprare l'aria condizionata. No, c'è il ventilatore, ma se lo metto fa un casino. È la prima volta che hai tolto il pannolino al ciuccio. Io non mi ricordo, 14 anni. Hashtag 14 anni. È sempre no, non so. È possibile. Minchia, dopo 10 minuti te ne sei accorto che non è possibile. No, io non lo so, comunque. Tra l'altro io sono in maglietta e sotto sono in mutande. Io no. E ho caldo. Boh, me l'hanno tolto. Non credo che l'averlo tolto da solo. La prima volta che hai scoperto che la vita fosse una merda. Guarda! Minchia, sono tutto bagnato, zio. Minimo ti sei già arrivati a sciogliere le mani. La prima volta che hai scoperto che la vita era una merda. La vita è bellissima. No, non l'ho scoperto. Cioè, comunque quando ero piccolo ho sofferto tanto. Però poi io ho sempre pensato che chi nasce rotondo non può morire quadrato. Assolutamente. E barbuto è sempre piaciuto. No, comunque ho passato dei periodi brutti da piccolo, ma poi... Cioè, nel senso... Ciao. Passa. La prima volta che hai avuto una delusione amorosa? La prima volta? No, ma diciamo che non è un... Cioè, delusione amorosa no, perché non ho mai avuto una ragazza seria. Cioè, non è delusione. Però, boh, che magari sai quando ci stai male, che una persona è... Boh, qualche mese fa.
Oh, io la prima volta ci sono stato davvero male. No, no, la prima volta, la cosa era la prima volta, no, no, non l'ultima. La prima volta era sempre ai 16 anni. 14 anni per me. No, la prima volta che ci sono rimasto male per amore, ma tanto, tanto, tanto. No, più tanto no, cioè specifichiamo sta roba, non è che mi sono messo lì... A 14 anni. Ma non è possibile! La prima volta sì, perché a 14 anni ho avuto la mia prima ragazza seria. Cioè la prima proprio seria, non quella di quinta elementare, proprio seria. Seria. No, ci siamo dovuti lasciare per circostanze maldestre. E quindi è stato triste per tutte e due. E poi a... Perdonalo, Katia. Quanti anni ho adesso? Chi? Katia. Grazie, Katia. Sì, quella è stata la peggio. La prima volta che ho scorreggiato forte in pubblico. 14. Quindi una zanzana. No, la prima volta che ho scorreggiato in pubblico, beh, pensavo all'elementare. Forte. Sì, all'elementare tiravo di quelli scorreggioni. Forte, no, io forte. Cioè, non mi volevo far riconoscere. Sono un po' imbarazzante questo asciugamanino, eh. Vabbè. Ma è tutto real, io sono una persona però... spontanea. Loro devono sapere che se sto registrando ho caldo. È perché è fatto di proposito. Dopo vediamo una bottiglia. La prima volta che hai tagliato i capelli a boccia, tipo rasati, c'è stata? Sì. Anch'io. Cioè, mi obbligavano però, da piccolo. Io cosa facevo? Aspetta, visto che a me tagliare i capelli non piaceva. Cioè, io volevo i capelli lunghi, però ci stavo di merda, effettivamente. Cioè, stavo proprio male. Ho visto la foto, stavo, dei Queen, ma stavo malissimo. Allora, cosa facevo? Quando andavo a tagliarmi i capelli, mi facevo lasciare i capelli. Te lo giuro, perché io ci stavo male a tagliare i capelli. E quindi mi ritagliavano sempre con questo cazzo di taglio qua. E ci stavo di merda. No, io una volta ero in prima media, sono andato dalla parrucchiera, volevo i capelli come cacà. Mi sa che ha sbagliato cacà quella lì, eh. Però inizia a tagliare, poi una certa, io non guardavo. Oh, una signora di fianco fa: devi fermare la parrucchiera perché lei ci prende gusto. Mi guardo, ero rasata a zero. No. Bro, c'avevo tanto così di capelli. Sono tornata a basket che mi scambiavano per la palla. La gente pensava che io avessi avuto i pidocchi. No. Perché sì, quando sei piccolino e sei maschio di solito ti rasano. La prima volta che sei andata a vivere da solo. Te devi prendere domanda a suo favore, quelle che vanno bene a lui. Avevo appena fatto 19 anni. Siamo fatti 19 anni. A che età hai perso la verginità? 14 anni. No, davvero. La ragazza sera ha avuto 14 anni. 14 anni? Mi sa che... C'è un acquedotto. Dai, rispondi, trovo. No, io mi astengo da questo. Ma che cazzo vuol dire? Sì, non sta parlando di niente di non male. Non è possibile. È una cosa che non ho mai detto. Vabbè, ragazzi, no, ancora che ci sono i tabù su queste cose. È una cosa normalissima, è bello fare l'amore. Ma non è un tabù, è una cosa che tengo per me. Va bene, cazzi tuoi. Controlliamo a che punto è la bottiglia. Bro. La bottiglia. Bro. Tiramela addosso e te la tiro addosso io. Ho sudato stasera. Che di... E tanto era mio, che come esce entra. Va bene ragazzi, sì. Questo video è tutto. Se vi piace questa maglietta lasciate like, mi raccomando. Link del merch in descrizione nel primo commento. È uscito tutto il nuovo merch. Mi raccomando, i suoi 14 anni valgono più dei vostri. Madonna, 14 anni. Ho fatto più cose a 14 anni che tutta la vita comunque. Davvero Comunque vabbè, il video è questo. Spero vi siete divertiti, io mi sono divertito tanto. Ho sudato anche tanto, quindi ora mi fate a fare la quarta doccia di oggi. Ragazzi, lui era Matteo, era il coglione. Questo era Barbuto, mi è sempre piaciuto. Vuoi dire qualcosa? Tu discapito? No, no, grazie. Lasciate la parola. Ciao ragazzi, tanto ciao. Non ti avrei fatto dire niente. No, infatti, chiudi tu che tanto è tuo. Ciao belli.